Vediamo come muoversi. Ci apriamo la finestra dei livelli, quindi menu finestra livelli, e duplichiamo il livello di sfondo, lo trasciniamo qua in basso nella seconda icona. Lo attiviamo, ci prendiamo lo strumento di selezione, strumento selezione rapida, è quello che magari finora non abbiamo ancora visto, o perlomeno io non ho ancora spiegato. Ci permette, a differenza della selezione normale, di estenderla trascinando il mouse e avvicinandoci all'area che vogliamo circoscrivere. Non dobbiamo neanche preoccuparci di eseguire una selezione perfetta, sarebbe anche impossibile in una situazione del genere. Questi capelli così ricci, con anche delle trasparenze che permettono di vedere sotto. Quindi iniziamo con il descriverci una prima selezione anche abbastanza grossolana, magari saremo più precisi dove il contorno è più netto, mentre nella parte periferica dove i capelli escono e naturalmente mostrano tutto il loro splendore, andremo a intervenire successivamente con un altro strumento. Ecco, come è successo qui a me, il quadro si è esteso verso l'esterno, ne approfitto per far capire un po' come funziona anche questo strumento qua. Qui sopra abbiamo la possibilità di aggiungere o sottrarre la selezione, quindi prima stavamo aggiungendo, se spuntiamo la seconda icona, vediamo che è apparso un segno meno e ci permette di ritornare sui nostri passi, quindi di trascinare verso l'interno e recuperare dove lo strumento ha sbagliato. Sono andato un po' avanti, ho completato la selezione della figura. Ecco, vediamo qua dal tratteggio che se dovessimo fare un copia e incolla sarebbe una cosa mostruosa, una selezione improponibile. Con lo strumento migliora bordo che troviamo qua, abbiamo la possibilità di migliorare tantissimo questa prima selezione grossolana. Intanto ci creiamo una maschera di livello, quindi con la selezione attiva su questo sfondo che abbiamo duplicato, clicchiamo sullo strumento maschera, automaticamente ci creerà quella maschera che permette di vedere soltanto la parte bianca. Infatti in nero, vediamo sotto, io ho nascosto lo sfondo, questo sarebbe l'effetto della selezione. Riattiviamo il livello di sfondo con un clic, riattiviamo la selezione, quindi con selezione, riseleziona, questo ci permette di ripescare l'ultima selezione effettuata. Migliora bordo, eccolo qua, questo strumento così potenziato ulteriormente in questa versione. Inizialmente in questa finestrina abbiamo la possibilità di scegliere su che tipo di sfondo lavorare. Questo sarà in base a naturalmente al nostro soggetto. Andremo a vedere, valutare come si comporta lo strumento e come migliora la selezione iniziale. Per primo interveniamo con il rilevamento bordo. Iniziamo a spostarlo e questo potente strumento, vediamo già il suo effetto, riesce ad individuare molto meglio quella che era stata la prima selezione, quindi riesce a percepire la differenza tra quello che è quello che sono i capelli e lo sfondo dietro, tenendo in considerazione anche che lo sfondo non è molto diverso come tonalità rispetto a quella dei capelli, quindi sarebbe ancora più difficoltoso riuscire a lavorare sulla differenza di colore. Altra bella cosa, quest'altro strumentino qui in basso a sinistra è un pennello che ci permette, dopo averlo dimensionato, strumento migliora raggio. Qui sulla barra riusciamo a dimensionarlo e ad adeguarci alla nostra situazione. Con questo andremo a contornare e recuperare magari parti che ci sono scappate. Ne fa una prima parte e si vede un po' come lavora. Ecco, vediamo che isola ulteriormente la parte dei capelli, riesce ad individuare la differenza con lo sfondo. Pian piano andremo a recuperare, naturalmente, sempre in base al nostro soggetto,
contornare e a far emergere anche i dettagli più fini. Vediamo su nero come emergono questi capelli. Riusciamo con questo sfondo così scuro a vedere molto bene la differenza. E così faremo in tutta la nostra zona selezionata da recuperare. Altro strumento molto importante, tralascio magari questi qua che sono quelli che sfumano un po' l'effetto della selezione, ma si possono utilizzare magari per effetti più morbidi, andranno naturalmente in base ai gusti utilizzati e anche in base alle situazioni. Su Output abbiamo Decontamina colori e lo possiamo provare. Anche questo dovrebbe intervenire sempre considerando il colore dell'area selezionata e il colore di sfondo. Magari lo si posiziona, non lo si sfrutta appieno e si prova ancora a recuperare quelle zone che non sono state riprese al meglio. Ancora riusciamo a vedere emergere i dettagli più fini. Consideriamo che in queste zone qua, nella foto originale, i capelli lasciamo intravedere qua nel mezzo quel che c'era dietro. Ecco, sarà un lavoro che faremo anche questo senza correre troppo, però con tantissimo vantaggio rispetto agli strumenti che avevamo in precedenza. Possiamo anche valutare, sempre con quella finestrina iniziale, come si comporta il soggetto su altri sfondi, quindi come selezione nella prima, sovrapposizione come se volessimo sostituire lo sfondo su bianco, su nero come maschera. Ecco, vediamo qua anche come sono fini i dettagli. Ripeto, come in quasi tutti i tutorial, il mio lavoro magari non è precisissimo per questione di tempo. Volendoci lavorare ulteriormente, il risultato sarebbe ancora migliore. Output in è quello che è una scelta che ci permette di salvare questo lavoro con diverse scelte. Io consiglio nuovo livello con maschera di livello, è quello che una volta confermato ci crea un ulteriore nuovo livello con la maschera perfezionata in base alla nostra selezione. Come vediamo adesso, ci fa vedere la prima selezione. Se la nascondo abbiamo il risultato finale. Qui su fondo trasparente proviamo adesso ad inventarci un altro sfondo e vedere come diventa, come può diventare il lavoro. Ho creato questo nuovo livello vuoto cliccando sulla seconda icona in basso a destra e posizionato subito sotto al nuovo livello con maschera. Mi spunto un paio di colori per inventarmi uno sfondo adatto. Rimaniamo su giallo. Ecco, e applico un filtro, per chi non lo conosce, interessante non solo per le nuvole ma anche per creare degli sfondi. Lo troviamo nel menu filtro, rendering, nuvole. Inizialmente può non essere miscelato per la nostra situazione, però lo possiamo migliorare, quindi con Ctrl L aggiustiamo un po' i livelli, lo adattiamo, magari aumentiamo la luminosità sui toni alti, abbassiamo un po' sui toni scuri e vediamo come reagisce, come si adatta alla nostra situazione. Ripeto, qua in queste zone ancora un po' si vede sotto, sarebbe stato da migliorare ulteriormente. Però ci ricordiamo come funzionavano le selezioni nelle versioni precedenti, diciamo, direi che il risultato è più che mai soddisfacente. È una situazione questa molto critica, capelli di questo tipo non sono mai stati un piacere da scontornare.